Nasce una nuova partnership, peraltro molto importante, con l'Ortofan Pro qui di Villa Lempa. Proprio questa sera la presenza di tutta la dirigenza farnese con tutti i giocatori. Che importanza ha questa nuova partnership? Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare il signor Fabio Fantozzi, che è un imprenditore, un tecnico dell'ortodonzia che lavora a un livello elevatissimo. Ha un laboratorio all'avanguardia e si è specializzato nella realizzazione di questi paradenti per gli sportivi, che incidono non soltanto nella protezione delle parti più esposte del giocatore durante gli incontri, ma assicurano anche un miglioramento della performance, della stabilità, dell'equilibrio e della forza muscolare, perché sono paradenti che sono il frutto di uno studio lunghissimo maturato nel corso degli anni. Per noi è molto importante perché si tratta di una innovazione all'avanguardia e noi saremo la prima squadra in Italia a fruire di questo strumento, che è uno strumento bellissimo, nuovissimo e in corso di sviluppo ulteriore. Quindi daremo la nostra collaborazione per migliorare anche la possibilità di utilizzo del paradenti e quindi con questa società, con questa ditta Ortofan, riusciremo a creare un rapporto di collaborazione, di sinergia strettissima, che durerà, almeno ci auguriamo tutti, tanti anni. Noi produciamo paradenti professionali per tutte le tipologie di sport, abbiamo prodotto paradenti anche per degli atleti che sono stati alle Olimpiadi di Rio e adesso c'è questo bellissimo progetto con il Campli Basket, di cui siamo orgogliosi di farne parte e di poter lavorare direttamente con la squadra. Diciamo che grazie alla grandissima amicizia con l'avvocato Lucio Del Paggio, che da tempo parlavamo di questo progetto, poi in realtà è rimasto chiuso in un cassetto, ma la fortuna ha voluto che in realtà adesso che i tempi sono comunque maturi, noi abbiamo una parte veramente evolutiva dei paradenti di ultimissima generazione, quindi i tempi sono maturi per produrre qualcosa di veramente importante per il Campli Basket.